Parliamo di aumenti sulle tariffe idriche con rincari in bolletta dell'8 e 10%, una notizia non positiva per famiglie e imprese. Qual è la posizione di Confesercenti in merito a questa notizia? Ma non solo di Assotel, ma in generale di Confesercenti. Non dimentichiamoci che è una delle tariffe più importanti con cui abbiamo a che fare, sia per quello che riguarda l'ambiente dell'accoglienza, quindi tutti gli hotel, B&B, tutti i nostri associati, e non solo ovviamente, ma anche quello della ristorazione. In realtà è una gabella, vorrei dire, molto importante, una tassa molto importante che incide tanto nell'economia dei nostri associati. È un aumento così importante, addirittura a doppia cifra, ci pare un tantinello esagerata. È un grido d'allarme che lanciamo, è un possibile importantissimo problema, visto anche l'economia in cui ci troviamo in questo momento. La situazione economica non è delle migliori, nonostante siamo dentro ancora la capitale della cultura per quello che riguarda la provincia di Pesaro, e quindi con un movimento importante di persone, ma non è abbastanza importante, non è, o meglio, non è tanto importante da giustificare un aumento del genere. Anche perché, se vogliamo, la maggior parte di questo tranche di investimenti che dovranno fare le nostre compagnie, quindi sia Marche Multiservizi che ASET, sono già finanziate da quello che è il PNRR. Insomma, ci sembra troppo, sinceramente. È vero che bisogna fare degli investimenti importanti, è vero che bisogna fare delle manutenzioni straordinarie, ma queste ci sarebbero già dovuto fare negli anni scorsi. Magari un pezzettino alla volta. È vero che la politica, quindi i sindaci dei comuni, tendono giustamente a voler valorizzare anche tutte quelle zone in cui non arriva oggi come oggi l'acqua potabile, quindi ci vogliono un po' di investimenti in infrastrutture, ma sempre di un aumento di bolletta a doppia cifra parliamo. Oggi come oggi l'Istat non arriva all'1%, dobbiamo insomma trovare una quadra. Inoltre, andiamo a verificare che le altre aziende, quindi tutte le altre parti degli ATO, di cui Marche Multiservizi e ASET fanno parte della prima, quella delle Marche Nord, dicono c'è un impegno, sembra scritto, che non aumenteranno nessun tipo di tariffa, e insomma non ci fa molto piacere, per dirla con un eufemismo.